Il governo si prepara a varare il pacchetto riforme nel Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo, da presentare al vertice europeo di sabato per chiedere maggiore flessibilità. Renzi di buon mattino ricorda i provvedimenti in discussione, dallo sblocca Italia mille giorni per finire la giustizia, ma proprio sulla riforma della giustizia il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo no, mentre la Lega farà le sue proposte. Un cenno anche alle nomine dell'Unione Europea, caduti i veti sulla candidatura del ministro degli esteri Mogherini a capo della diplomazia europea. Al centro del Consiglio dei Ministri di venerdì ci sarà anche la riforma della scuola. Il governo prepara una sorpresa. Oltre alle nuove linee guida concordate negli incontri tra il Premier e il Ministro dell'Istruzione Giannini, sarebbe pronto anche un piano di stabilizzazione dei precari. I numeri sono ancora incerti, l'operazione costerà più di 1 miliardo di euro. Il ministro Padoan intanto al Corriere della Sera mette la spending review al centro. Dobbiamo risparmiare su tutto. I tagli sono necessari. Nella ricerca dell'efficienza si possono mettere in discussione anche le posizioni acquisite. Non risale però la fiducia dei consumatori nel frattempo. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat ad agosto, il nuovo calo ci ha riportato indietro di 5 mesi ed è dovuto alla componente economica. Ma anche la Germania continua a registrare dati negativi. L'ultimo è un allarme recessione che ha portato la borsa di Francoforte a registrare un indice negativo. Bene invece Piazza Affari, spread e asta dei bot con rendimento ancora una volta ai minimi. Faccia a faccia di oltre 2 ore al vertice di Minsk tra Putin e Poroshenko, il primo dall'inizio della crisi tra Russia e Ucraina. I due d'accordo sulla necessità di riprendere il dialogo della pace attraverso una roadmap per arrivare a un cessate il fuoco. Un incontro che però non sembra aver cambiato la situazione sul campo, perché Kiev ha denunciato nelle ultime ore la presenza in territorio ucraino di una colonna di mezzi militari russi. Note di verdetti per il Napoli impegnato nel ritorno dei preliminari di Champions a Bilbao contro l'Athletic. Si parte dall'1-1 dell'andata e si gioca nell'arena infuocata del San Mamés, uno stadio difficile da violare. L'Athletic Bilbao non entra in Champions dal 98, mentre per il Napoli superare il preliminare significa la certezza di trattenere Higuain. Per il calciomercato, pressing del Milan su Torres, la Roma ha venduto Benatia, acquista il greco Manolas e la Juve cerca sempre Falcao. Buongiorno a tutti, bentrovati. Dunque mancano, lo avete sentito, oramai praticamente solo 2 giorni al Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo, che segnerà la ripresa effettiva dell'attività governativa. E sono moltissimi i temi caldi in discussione, le proposte che verranno avanzate dal governo, ma soprattutto sul tema della giustizia, della scuola parleremo tra poco. Il cammino non sarà facile, perché Renzi deve confrontarsi con le obiezioni che arrivano non soltanto dalle opposizioni ma anche dai suoi colleghi di governo dell'NCD. La volata verso il fine settimana di appuntamenti chiave per il governo la lancia il Premier Renzi con il consueto messaggio mattutino su Twitter. Non male questo fine settimana. Giustizia, sblocca Italia, nomine europee, poi scuola in 1000 giorni. Detta l'agenda alle 6:20 di oggi, mettendo al primo posto la riforma della giustizia. In vista del Consiglio dei Ministri di venerdì, il ministro Orlando ha incontrato questa mattina i capigruppo del PD, ma solo nelle prossime ore si capirà se il governo presenterà una riforma complessiva che riguarda sia la giustizia civile che quella penale. Obiettivo ambizioso che deve però misurarsi con i no degli alleati di governo dell'NDC di Alfano sulla prescrizione e quelli dell'opposizione di Forza Italia sugli inasprimenti previsti sui reati societari, in particolare sulla reintroduzione del falso in bilancio. Ieri, nel vertice da Berlusconi ad Arco, è stato confermato il giudizio negativo. Boccia in blocco la riforma la Lega, che però ha deciso di incontrare Orlando con un pacchetto di proposte che vanno dalla reintroduzione del reato di clandestinità al carcere per gli spacciatori fino all'introduzione del reato di omicidio stradale. Non incontrano il ministro invece SEL e 5 Stelle. Beppe Grillo non ha lasciato nessuno spazio ai suoi. Dopo aver definito Orlando un ministro senza dignità, ha successivamente smentito l'indiscrezione sul possibile incontro tra parlamentari 5 Stelle e il ministro della giustizia. Notizia rilanciata oggi su Repubblica con i membri delle commissioni giustizia del Movimento, che avrebbero invece voluto presentarsi da Orlando o almeno inviare un testo di proposte. Iniziativa che sarebbe stata stroncata da Casaleggio e Grillo, che sul blog insiste anche nell'offensiva contro i direttori Rai. Oltre la giustizia c'è invece lo sblocca Italia sul tavolo del governo, con gli interventi previsti su infrastrutture, comunicazioni, burocrazia e grandi opere.
Una parte delle coperture potrebbe arrivare dalla revisione della spesa. Il commissario straordinario Cottarelli ha presentato il rapporto sulle aziende partecipate. Renzi punterebbe a ridurle da quasi 8.000 a 1.000 con un risparmio di 3 miliardi di euro. Renzi, che dopo il Consiglio dei Ministri, sabato si sposterà a Bruxelles per le nomine della nuova Commissione europea. Alla vigilia il Premier ha confermato la posizione: non prendiamo lezioni, l'avvertimento. Ma tutti i dubbi sulla candidatura di Federica Mogherini a Ministro degli Esteri dell'Unione sembrano superati. Situazione sbloccata in Europa, poi Renzi dovrà anche scegliere il nome del successore della Mogherini in Italia, ma questa è un'altra partita. Dicevo che al prossimo Consiglio dei Ministri si discuterà anche di scuola. Sapete che il ministro Giannini ha già di fatto anticipato le linee guida del provvedimento al meeting di CL, ma ci sarebbe un'altra novità che ancora non si era saputa e che riguarda i precari, una novità per una volta molto positiva. Sarà una riforma complessa che rivoluzionerà il mondo della scuola e che non lascerà indifferenti. A ribadire quanto già detto da Renzi e dal ministro dell'istruzione Giannini è il responsabile scuola del PD, Davide Faraone, convocato ieri da Renzi insieme ad altri vertici parlamentari del PD proprio per fare il punto sul dossier più delicato che il Premier ha deciso di seguire in prima persona. Le prime anticipazioni del ministro Giannini "non ci saranno più supplenti" hanno messo i sindacati sul piede di guerra. Faraone conferma che per ora non ci sarà comunque nessun provvedimento concreto. Il governo ha infatti intenzione di prendersi un po' di tempo per ascoltare contributi e controproposte di insegnanti, studenti e cittadini prima di prendere decisioni. Non ci sarà insomma nessuna riforma dall'alto, rassicurano dal PD. Si sta ancora lavorando alla riorganizzazione, spiega Faraone, e quindi anche alla stabilizzazione degli insegnanti precari. Sarebbe questa la sorpresa che Renzi è pronto ad annunciare al Consiglio dei Ministri di venerdì: l'assunzione di 100.000 professori precari che, secondo la Repubblica, saliranno in cattedra a partire dal 1 settembre del 2015. I numeri comunque sono ancora incerti, così come le coperture finanziarie, anche se si parla di 1,5 miliardi di euro già trovati. Dobbiamo fare un grande patto formativo sulla scuola perché il futuro del paese nell'istruzione è il refrain del Premier, che si prepara ad essere giudicato per quello che farà in questo campo, come ha detto ieri ai suoi. Intanto, proprio nel giorno in cui il dossier scuola taglierà il traguardo a Palazzo Chigi, precari e insegnanti si preparano a scendere in piazza per far sentire le loro ragioni. Il problema principale però resta sempre quello di far ripartire l'economia. Proprio questa mattina il ministro Padoan in un'intervista ha spiegato quali sono gli indirizzi del governo per reperire i soldi necessari, una strategia basata soprattutto su tagli e risparmi. E sottolineando però un punto fondamentale, che la crisi non riguarda, come ormai è noto, soltanto l'Italia, bisogna portare avanti dei provvedimenti a livello europeo, perché lo sapete, ci torneremo tra pochissimo anche su questo, i dati negativi economici riguardano ormai tutti i paesi dell'Unione. All'indomani del prepotente ritorno sulla scena delle forbici di Cottarelli sulla spending review, fa chiarezza il ministro Padoan. L'obiettivo primario era e resta il taglio della spesa pubblica. Però all'indomani anche degli annunci sulla riforma della scuola, il ministro dell'economia non esclude di andare a ritoccare i conti già precari della sanità e dell'istruzione. In tutti i settori ci sono spazi per risparmiare. Non ce n'è uno più spendaccione dell'altro, dice. È un processo di ricerca all'efficienza che naturalmente implica anche mettere in discussione posizioni acquisite. Ieri le luci della giornata si erano spente sui numeri decisamente importanti. Sono 1.424 le società pubbliche partecipate che non fanno utili e rendono sotto lo zero, praticamente una su quattro. Oggi su quei numeri Padoan non dà dettagli, così come non li dà a proposito degli elementi che permetteranno all'Italia di mantenere il proprio deficit sotto il 3%. L'intervista al Corriere della Sera segna però un passaggio fondamentale del Padoan pensiero. La crisi c'è e non si può negare, ma Padoan tira dritto. Pronti a risparmiare su tutto, i tagli sono necessari, ma gli obiettivi dei tagli alla spesa terranno conto del quadro economico peggiorato. Padoan, alla fine di un agosto pieno di indiscrezioni, indica nel pilastro della spending review lo strumento guida alla legge di stabilità. Un'operazione altamente politica, si tratta di individuare le priorità in un periodo di risorse limitate, che obbligherà l'Italia e l'Europa ad un colpo di reni. Ma c'è un altro punto chiave su cui il ministro dell'economia torna spesso, quasi un ritornello: le riforme strutturali.
piena sintonia con Draghi, con cui, ci tiene a sottolineare il ministro, ci sentiamo spesso. La politica europea, compresa quella monetaria, quelle nazionali con le riforme strutturali, devono sostenersi a vicenda, dice Padoan. Le riforme richiedono tempo e magari hanno costi immediati nel breve periodo, ma lo migliorano nel lungo periodo perché riducono le spese. Noi siamo fortemente impegnati in un piano di riforme importanti, sottolinea. Sulle probabili tensioni con il Premier, Padoan risponde quasi seccato con un favole, mi annoiano. Per ribadire il concetto, ricorda, gli ho fatto un regalo. Il problema dei debiti arretrati della pubblica amministrazione, di fatto, è risolto in anticipo, con la Cassa Depositi e Prestiti. E ricorda che le aziende possono andare in banca e vantare i loro crediti con lo Stato. Questo per quanto riguarda l'Italia. Dicevamo però che nessun paese dell'Unione può dirsi esente dalla crisi. Lo avete letto nei giorni scorsi, i dati negativi sull'economia tedesca ci hanno raccontato e ci raccontano ancora oggi che la locomotiva dell'Europa sta arrancando anche lei. Eppure in borsa c'è un diffuso ottimismo, perché proprio grazie a questi dati si immagina sempre più probabile un intervento della Banca Centrale Europea, di Mario Draghi, proprio un intervento che possa stimolare l'economia. Mai come adesso una brutta notizia tedesca si trasforma in una buona notizia per tutti. Sarà puro cinismo, ma è anche la pura verità. Lassù la fiducia dei consumatori è in calo per la prima volta dal gennaio del 2013. Erano quelli mesi in cui, per inciso, la Germania guardava tutti veramente dall'alto in basso. Ma ora il cielo sopra Berlino non è più così blu. Anzi, poco fa, un autorevole istituto di ricerca tedesco ha detto che la Germania può andare in recessione. E solo fino a poche settimane fa era impossibile anche solo associargliela a questa parola. Consola, in fondo, e soprattutto aiuta. Siamo nella stessa condizione. Partner dell'Eurozona fino al midollo, tutti dentro. Oggi anche l'Istat segnala in agosto un ribasso della fiducia dei consumatori italiani. Si tratta di un indice composto, senza andare sul tecnico, però è importante notare che il peggioramento è colpa della componente economica. Il quadro, insomma, non migliora. E poi c'è una valutazione sull'acquisto dei beni durevoli, quelli per intenderci legati all'industria che li produce e poi li fattura. Gli italiani non ne comprano. Un esempio? L'auto. Un altro? La lavatrice. Pari e patta con la Germania, insomma, ma da noi la brutta notizia rimane brutta, anche se, ormai è chiaro, fa comodo per sostenere lo scenario che spingerà la Banca Centrale Europea a rompere gli indugi e pompare denaro negli ingranaggi, manovra alla quale resisteva la Germania, ma adesso non può più. E che si stia innervosendo lo testimonia il saldo mattutino della borsa di Francoforte, in lieve ribasso, al contrario di Piazza Affari, che agguanta qualche decimale positivo. Nel giorno in cui lo spread scende ancora e l'asta da oltre 7 miliardi e mezzo di botte semestrali decreta un rendimento stracciato, 0,136%, testa a testa con l'inflazione, ma ormai ben al di sotto di qualunque difesa del capitale investito. A proposito di nervosismo, ne registra un po' anche la borsa di Parigi. Che succede in Francia? C'è il rimpasto di governo che ha portato Emmanuel Macron, banchiere, ex di Rothschild e fedelissimo scudiero di Hollande, al posto del poco allineato Montebourg. Ma a metà mattina è arrivata anche la notizia che Christine Lagarde, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, è indagata per negligenza nell'inchiesta sull'arbitrato tra Tapie e il Crédit Lyonnais. Allora, 2008, era ministro delle finanze di Francia, ora fa altro, ma resta una francese illustre, straordinariamente potente. Ha già detto che non si dimetterà. Prima notizia dall'estero, non tanto economica, o meglio non solo, perché c'è anche un retroscena economico che riguarda la crisi in Ucraina. Sapete, c'è stato l'incontro ieri sera per la prima volta tra i due presidenti, russo e ucraino, Putin e Poroshenko, e hanno tentato di stilare una sorta di roadmap politica per risolvere la crisi. Ci sono però questa mattina delle notizie dal campo che sembrano invece di nuovo, ancora una volta, non allentare la tensione. Ci sono 100 mezzi militari, carri blindati e lanciamissili Grad in marcia dal confine russo dentro il nostro territorio in direzione di Donetsk e un'altra colonna più o meno della stessa forza in parallelo alla prima. L'annuncio di stamattina dell'agenzia ucraina Unian, finora senza altre conferme, stride decisamente con le dichiarazioni ottimistiche rilasciate nella notte da Pietro Poroshenko a Minsk dopo due ore di faccia a faccia con Vladimir Putin. Tutti qui, compresa la Russia, hanno sostenuto le mie proposte per mettere fine agli scontri nell'est, ha dichiarato Poroshenko. Sarà preparata una roadmap per arrivare il prima possibile ad un cessate il fuoco con i ribelli separatisti e partirà un gruppo di lavoro per risolvere il problema degli sconfinamenti.
Vladimir Putin era stato molto più asciutto. Non abbiamo discusso di nessun cessate il fuoco semplicemente perché Mosca non c'entra niente con questo conflitto. Sono affari interni ucraini, noi siamo qui solo per creare un'atmosfera favorevole alla pace, aveva detto il presidente russo. Più tardi dal Cremlino un comunicato annunciava però che Mosca e Kiev hanno raggiunto un accordo sulla distribuzione degli aiuti umanitari, dopo i sospetti ucraini e i colpi di mano russi nella vicenda del convoglio dei 300 tir che hanno passato il confine la settimana scorsa. Gli aiuti della seconda spedizione che Mosca sta preparando saranno distribuiti dalla Croce Rossa in pieno accordo con le autorità ucraine. Sul terreno però l'atmosfera favorevole alla pace sembra ancora molto lontana. Oltre alle colonne in marcia dalla Russia ci sono circa 200 militari ucraini fatti prigionieri dai ribelli vicino a Donetsk, l'attacco da parte dei separatisti della città di Novoazorsk e l'imbarazzante vicenda dei 10 pararussi fatti prigionieri in territorio ucraino e mostrati ieri davanti alle telecamere. Putin è stato costretto ad ammettere l'evidenza ma ha minimizzato, non si erano probabilmente neanche resi conto di aver passato il confine, ha sostenuto. Anche noi a volte troviamo soldati ucraini in Russia. Di questa presunta estraneità di Mosca al conflitto ucraino non è affatto convinto il segretario generale della NATO Rasmussen. Al vertice della prossima settimana, annuncia in un'intervista al quotidiano La Stampa, l'Alleanza Atlantica adotterà un nuovo piano di intervento rapido dedicato soprattutto all'est Europa ma che non esclude il fianco sud. E poco fa, proprio dalla NATO, il premier ucraino Yatsenyuk ha detto di attendersi un aiuto pratico. Nella striscia di Gaza invece per fortuna sembra reggere la tregua tra israeliani e palestinesi che è stata proclamata ieri. A Gaza City in particolare si sta lentamente cercando di tornare alla normalità e di mettere giù quella che sarà una sorta di roadmap per definire i dettagli di questo cessate il fuoco che ci saranno nei prossimi 30 giorni tra le due parti, appunto tra israeliani e palestinesi. È una tregua naturalmente che ha un costo altissimo perché è arrivata dopo 50 giorni di guerra. È bellissimo, c'è qualcosa di meglio. Abbiamo sentito che potremo pescare fino a 6 miglia dalla costa e che con i negoziati si potrà arrivare a 12. Con la fine dell'assedio e l'apertura dei varchi potremo avere un porto e l'aeroporto. Che c'è di meglio? È un discorso pieno di ottimismo quello di Ahmed, pescatore di Gaza che, come tutti i suoi colleghi, oggi può tornare in mare. Firmata la tregua, finiti i festeggiamenti andati avanti tutta la notte, da oggi si ricomincia. Le famiglie lasciano le scuole e le strutture dell'ONU dove si erano rifugiate, caricano materassi e bagagli, tornano a casa. Chi la casa non ce l'ha più rimane accampato davanti alle macerie, in attesa della ricostruzione che partirà con l'apertura dei varchi e la possibilità di far entrare i materiali necessari. Dopo 50 giorni di guerra, 2.143 morti e 11.000 feriti, la striscia di Gaza prova a ripartire. Israele, che nella guerra con Hamas ha visto morire 69 persone, di cui 64 soldati, ha accettato di allentare l'embargo per far passare i materiali e gli aiuti umanitari e ha permesso lo spostamento del limite delle acque territoriali. L'esercito si è fermato, i carri armati e le batterie di missili sono posteggiati, non si vedono soldati. La calma è tornata lì dove fino a ieri regnava la paura dei razzi lanciati dalla striscia. Anche su un'altra spiaggia dall'altra parte del confine il clima è cambiato. È bellissimo che tutto sia finito, il sole splende, l'acqua è calda e tutto va bene, dice quest'uomo carico di ottimismo, così come questa signora che vive in un kibbutz a sud di Israele. Guardo avanti, spero in un accordo politico, credo che possiamo vivere in pace con i palestinesi di Gaza, credo che questo sia l'obiettivo e che vada perseguito. Hamas canta vittoria, ringrazia la resistenza del popolo palestinese, si prende il merito che in realtà va al presidente egiziano al-Sisi che, con l'opera di mediazione e la repressione dei traffici nel Sinai, ha tagliato i rifornimenti a Hamas. Dalla penisola desertica passavano infatti tutte le armi che nella maggior parte dei casi partivano dalla Libia e poi arrivavano tramite tunnel nella striscia. Con i tunnel distrutti, senza rifornimenti, ad Hamas è convenuto trattare. Naturalmente però la zona è sempre ricca, ricchissima di tensioni purtroppo, infatti proprio poco fa c'è stato uno scontro a fuoco sulle alture del Golan lungo il confine tra Siria e Israele. L'artiglieria israeliana avrebbe sparato contro postazioni dell'esercito israeliano in seguito a un incidente di frontiera, era stato ferito un militare ebraico e appunto da pallottole vaganti e l'esercito israeliano ha reagito. Sempre in queste ore peraltro la commissione d'inchiesta dell'ONU ha diffuso i risultati di un'inchiesta proprio su quello che sta accadendo in Siria e sostanzialmente ha
accusato in maniera molto diretta e molto pesante gli jihadisti dello Stato Islamico, sapete, seguaci del Califfato, di crimini contro l'umanità e di reclutare tra le proprie file addirittura dei bambini molto piccoli di 10 anni. L'avanzata infatti dei miliziani continua, va avanti. In queste ore la Casa Bianca ha confermato di aver dato il via libera, lo vedete, dal presidente americano all'emissione di aerei e droni in territorio siriano. Si tratta di voli di ricognizione, ma il primo passo per il coinvolgimento americano nel conflitto. Obama ha chiarito in maniera molto diretta che però non c'è nessuna collaborazione con Bashar al-Assad. Invece nei giorni scorsi aveva offerto di aprire il proprio spazio aereo agli americani proprio per attaccare l'ISIS. Anche a causa di questi conflitti nella zona del Maghreb e in Medio Oriente sono aumentate significativamente le partenze da parte di migranti che cercano la salvezza nel proprio paese. L'emergenza immigrazione infatti oramai è altissima e ci si aspetta molto dal vertice di questo pomeriggio tra il ministro dell'interno Alfano e Cecilia Malmström, appunto dell'Unione Europea, proprio su questi temi. Sentiamo. Non potrà non pesare nel vertice di oggi a Bruxelles il monito dell'ONU. L'Italia non può essere lasciata sola nella drammatica situazione ai confini marittimi europei, ha detto il portavoce del segretario generale. Ma sul vertice in programma alle 16 tra il ministro degli interni Angelino Alfano e la commissaria europea che si occupa di immigrazione Cecilia Malmström peseranno anche altri fattori. Intanto l'incontro tecnico svoltosi ieri tra funzionari italiani, quelli della comunità europea e tecnici di Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. Sono state analizzate diverse soluzioni, tra cui pattugliamenti misti con navi italiane e imbarcazioni di altri paesi UE. Ma la exit strategy da Mare Nostrum, sostiene l'Italia, deve partire dal principio che il Mediterraneo è il confine d'Europa. Ma su questo principio la Germania ha già messo le mani avanti. Il portavoce del ministro dell'interno tedesco ha fatto sapere che in base al trattato di Dublino chi deve farsi carico delle richieste di asilo politico è il primo paese d'ingresso del migrante, dunque la responsabilità è in questo momento solo dell'Italia in termini di verifica, controllo e protezione dei migranti. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ieri ha reso noto anche il numero dei morti nel canale di Sicilia da inizio anno. 1889 persone affogate. Gli ultimi giorni sono stati i peggiori, spiega l'UNHCR nel dossier presentato a Ginevra. Migranti che non smettono di arrivare. Terminato nella notte a Pozzallo lo sbarco di 449 profughi, tra cui 133 minori salvati da un peschereccio battente bandiera inglese, mentre è in arrivo a Messina una nave italiana con a bordo altri 250 immigrati. Vediamo notizie sportive. Questa sera c'è la partita di ritorno dei preliminari di Champions per il Napoli, è una sfida davvero decisiva che può valere l'Europa. Il futuro è adesso. La notte di Bilbao è inevitabilmente una finestra sulle prospettive e le ambizioni del Napoli all'alba della nuova stagione. Dentro o fuori dalla Champions, la differenza è enorme sotto tanti punti di vista, anche se Rafa Benitez deve fare sfoggio di diplomazia per non condizionare l'ambiente. I suoi calciatori dovranno già fare i conti con l'atmosfera notoriamente surriscaldata dello stadio dell'Athletic, capace di trascinare i giocatori di Valverde che, come vuole la tradizione, sono tutti baschi. L'identità è un dogma per il Bilbao, che giocherà per la prima volta nella nuova cattedrale del San Mamés, agibile per intero dai suoi tifosi. Trattandosi del Napoli, si può fare ricorso anche ad un po' di scaramanzia. Sì, perché nel vecchio stadio nessuna squadra italiana è mai riuscita a vincere e cambiando il campo potrebbe essere la volta buona per fare lo scherzetto. Benitez e i suoi ragazzi hanno bisogno della vittoria, un obiettivo in cui credere con fiducia e senza la paura di un flop prematuro. Per entrare nei gironi di Champions al Napoli dopo l'1-1 dell'andata può bastare anche un pareggio, segnando però almeno due reti. E parlando di gol, il pensiero corre veloce a Gonzalo Higuaín, il talismano di Benitez e l'incubo del Bilbao, tormentato dalle sue prodezze ai tempi del Real Madrid. Gonzalo deve essere un uomo decisivo per noi in ogni partita, perché lui ha la qualità, se lui è concentrato al 100% e ha la voglia di farlo bene, lui può fare la differenza con qualsiasi squadra. Anche l'Atletico è una squadra che a lui le piace perché fa tanti reti contro loro. Il Pipita ha già segnato all'Atletico 9 volte in 11 precedenti, numeri che mettono i brividi all'avversario. Gli spagnoli sono caduti al debutto nella Liga a Malaga, ma vantano una migliore condizione atletica. Il Napoli, rispetto alla prima sfida, ha una settimana in più di lavoro nelle gambe e può contare su una maggiore esperienza internazionale con cui gestire meglio la pressione.
Gli spagnoli in difesa non sono ermetici e questo deve essere lo stimolo non solo per Higuain, ma anche per Hamsik, Callejon e Mertens. Il belga è una delle novità al posto di Insigne. Rispetto all'andata dovrebbero esserci anche gli ingressi di Goulam come esterno difensivo e Hiller a centrocampo. Ma ci sono novità che riguardano il calciomercato, in particolare Roma e Milan, mentre sembra sempre più lontano il divorzio fra Cuadrado e la Fiorentina. Cuadrado rimane alla Fiorentina, meno di sorprese dell'ultimo momento. Sembra tramontare la cessione data per scontata fin dalle scorse settimane. La trattativa in piedi con il Barcellona si è arenata nelle ultime ore. Il nuovo tecnico dei catalani, Luis Enrique, ha preferito coprire il vuoto lasciato da Dani Alves in difesa. Quindi la Fiorentina può tornare a contare sul colombiano, quotato sui 40 milioni di euro. In un mercato dominato finora da cessioni di top player da parte delle squadre italiane, è una notizia confortante. Segno che in questi ultimi giorni può arrivare in Serie A un grande colpo. Ad esempio Fernando Torres, a caccia della stagione del riscatto dopo anni di prestazioni opache, è in cima alla lista del Milan. Entro domani la risposta definitiva del Chelsea. Ma il nome nuovo per il club rossonero è l'olandese Marco van Ginkel, anche lui pronto ad abbandonare Mourinho. A Milanello, van Ginkel, 21 anni, ha uno sponsor importante in De Jong e Galliani ha formulato un'offerta ufficiale. C'è però da battere la concorrenza del Benfica. In casa Juventus, in attesa degli sviluppi su Vidal, è l'argentino dell'Atalanta Denis, l'attaccante suggerito da Allegri allo staff di mercato bianconero. Una soluzione di ripiego forse in caso di un no da parte dell'obiettivo numero uno, il messicano del Manchester United, Hernandez. Ha bisogno di una punta anche l'Inter, che prova a riportare in Italia l'ex partenopeo Lavezzi, non proprio soddisfatto dall'esperienza francese col Paris Saint-Germain. Ma un'altra opzione per i nerazzurri, pronti a cedere Guarin, è Alessio Cerci, vero uomo mercato di quest'estate. L'Arsenal ha effettuato un sondaggio per il bomber del Torino, ma potrebbe essere l'Inter a spuntarla in extremis. Ha invece svolto le visite mediche a Roma il neo giallorosso Manolas. Il difensore acquistato per non far rimpiangere Benatia è già pronto a giocare da titolare nel debutto di sabato contro la Fiorentina. E all'estero, dove le cifre in gioco sono nettamente più alte rispetto all'Italia. Il trasferimento da prima pagina è quello dell'argentino del Real Madrid, Di Maria, al Manchester United. 71 milioni di euro che il club di Ancelotti investirà nell'acquisto del colombiano Falcao dal Monaco. Ci fermiamo solo qualche istante, vi aspetto dopo la pubblicità. Eccoci nuovo in diretta. Allora, sta crescendo sensibilmente in queste ultime ore l'impegno internazionale per cercare di fermare l'avanzata degli jihadisti dello Stato Islamico in Siria e in Iraq. Il New York Times scrive questa mattina che la Casa Bianca sta cercando possibili alleati per le operazioni in Siria e sostiene che sia l'Australia che la Gran Bretagna sarebbero disposti a unirsi agli Stati Uniti nelle missioni aeree, gli attacchi aerei in Siria, mentre l'amministrazione Obama spera che la Turchia possa fornire l'accesso alle basi militari chiave del paese. Vedremo dunque come evolverà questo crescendo militare nelle prossime ore. Vi ricordo come sempre che questa sera alle 20 è il nostro prossimo appuntamento con il telegiornale. Vi ringrazio per l'attenzione, buona giornata.